Ciao ragazzi, bentornati in Ipovolimia, bentornati all'inferno. Ho capito finalmente perché subivo danno, perché il sigillo si attiva e si disattiva. In questo momento è disattivo e finalmente non sto prendendo danno. Quindi è un passo avanti. Un altro passo avanti, ragazzi, è questo. Guardate che cosa ho qua. Finalmente ci ha droppato gli Iron Orberry. Non ne potevo più di aspettare di ricevere questi cosini. Quindi adesso vediamo subito di chiudere quella quest e vedere. Ah, ci dà un secchio, che simpatico. È simpatico perché ci prende un po' in giro anche sto. Allora, adesso vuole un Bucket of Life, che credo sia semplicemente, se ho visto bene da un video che ho visto appunto su internet, dovrebbe essere un secchio di sangue. Va benissimo quello che si raccoglie fuori, non devo riempirlo col mio. Il problema è che adesso qua fuori è notte. Che facciamo? Ci avventuriamo? Attorno a me sulla mappa vedo un po' di gentaglia, ma neanche così tanta, cioè ci sono stati dei momenti molto peggiori. Quindi facciamo sta follia. Facciamo sta follia e andiamo a vedere se riusciamo a non morire male per una volta. Devo tra l'altro ancora eliminare un po' di cadaveri che ho lasciato in giro per la mappa. Ecco, come non detto, ci è andata subito male, abbiamo incrociato il primo simpaticone. Qui devo prendere il secchio e vediamo un po' se si riempie. Adesso chiaramente stiamo al buio. Voilà, Bucket of Life. E adesso conviene scappare di corsa perché ci sono già troppi zombie per i miei gusti. Non appena saremo in salvo vedremo la quest che cosa. Aia. Qualcuno ha deciso di prenderci di mira, ma noi impavidi corriamo su per la montagna. Devo farmi una base in un posto un po' meno scomodo, perché qua, caspita, sembra di stare arroccati sul pugno dei primi uomini, praticamente. E circondati da estranei, mettiamola così. Allora, blocchiamo la via di accesso con questa roba qui. Teoricamente solo i ragni, è già successo diverse volte, vengono a rompermi le scatole. Riscuotiamo la nostra ricompensa, un portable tank. Ok, con questo ancora non so bene cosa farci, però stiamo andando avanti un po' più rapidamente, grazie al cielo. Allora, vuole un lava bucket. Un lava bucket. Davvero? Il lava bucket, se ricordo bene, perché da quello che ho visto appunto su internet, dovrebbe farsi mettendo questo qua nel Blood Altar, se ricordo bene. Non ci metterei la mano sul fuoco, però io intanto un po' di pugnalate me le do. Conviene anche che mi mangio una mela, perché se non mi mangio una mela adesso, ecco, infatti ho finito il sangue e il bucket non ha fatto in tempo a trasformarsi. Mannaggia. Eccoci ragazzi, ce l'abbiamo finalmente fatta, abbiamo ottenuto il nostro bellissimo bucket di lava. E io sto morendo male, quindi mi mangio una mela perché mi sono sacrificato un po' di volte per riempire st'affare di lava, sì, buonanotte, di sangue. Così finalmente abbiamo ottenuto la nostra trasformazione in lava bucket. Anche il lava bucket fa un filino di luce, carino. Niente, torniamo a noi. Io ho già raccolto la ricompensa, che erano 10 mele, ho preso 10 pezzi di cobblestone perché l'avevamo finita. E adesso la progressione vuole un water bucket. E ci prende un po' per i fondelli, perché come ricompensa ci dà un lava bucket. Siccome ce l'ha appena fatto fare, mi sembra una cattiveria. Comunque,
Per fare il water bucket, io sono già andato a vederlo, si fa molto facilmente. Adesso vi faccio vedere anche a voi, ovvero basta mettere 4 essenze, 4 water essence con un secchio vuoto. Io svuoterei quindi a questo punto il nostro bellissimo lava bucket e mi predisporrei già per fare un cobblestone generator, così evitiamo di passare tutte le volte dall'altare, perché onestamente non è un buon sistema, è un po' tanto tanto lungo. Allora, io però non ho un piccone, ma me lo posso fare anche di legno, va più che bene per il proseguimento, tanto devo solo scavare due buchi. Sì. Non nella fornace, nel crafting table. Allora, voilà, il nostro bel piccone di legno con durabilità ridicola è fatto. E ci mettiamo qui magari nell'angolino. Dunque, come funziona già? Se ricordo bene, deve essere così per l'acqua e uno per la lava. E in mezzo ci mettiamo uno di cobblestone. Spero di ricordarmi bene, lo sbaglio quasi sempre. Quindi incrocio le dita. Allora, poi facciamo il nostro secchio d'acqua. Voilà. Prendiamo già la ricompensa, già che ci siamo. Golden Apple o Golden Apple, questa è quella incantata, queste sono quelle normali. Bah, prendo quelle normali, tanto non le ho ancora usate per il momento. Questo è infatti God of Jokes, cioè Dio delle prese in giro, mettiamola così, Dio degli scherzi, perché ci dice che l'abbiamo già completata, ci dà un configurator che non so cosa sia, andrò a documentarmi e prendo dell'altra cobblestone. Ce la dava già completata perché lui in realtà ci aveva dato come ricompensa qua da qualche parte, se vi ricordate, un blocco di redstone. Quindi, boh, semplicemente si è autocompletato da solo. Meglio per noi, abbiamo fatto più in fretta. Allora, io metto l'acqua qua, che però vedo essere rossa. Sarà normale che sia rossa? Vabbè, non lo so. È la prova del 9 questa. Io rompo. Sì, ok, non mi sono sbagliato. Perfetto, abbiamo un cobblestone generator, ragazzi. Quindi adesso bisognerebbe solo rimboccarsi molto 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 le maniche, mettersi qua e magari attivando il magnet, se non l'ho già attivato. No, è già attivo, ok. Evitando che così. Già. Ciao. La metà sta finendo nella lava, mannaggia. Già sto piccone ha una durabilità ridicola. Se continuiamo così, tra anni e anni saremo ancora qua. Ma allora, andiamo avanti, va? Lasciamo perdere la cobblestone provvisoriamente. Vediamo che cos'altro possiamo fare. Aia, no, no, non possiamo fare niente. Ecco, ciao. Quanto odio la notte in questo gioco, ragazzi, non avete proprio idea. Sono già morto tante di quelle volte che. Va bene. Ci aggiorniamo più tardi quando riuscirò di nuovo a tornare a casa. Allora, ragazzi, siamo tornati a casina. Abbiamo eliminato a picconate il ragno. Qua abbiamo recuperato la nostra roba. Adesso mi sono craftato una pala e un piccone con la cobblestone che avevo minato da qua, così almeno abbiamo un po' più di durata di questi strumenti. Stavo guardando, prima che quel ragno si intromettesse, cosa possiamo fare per proseguire. Allora, The Unforgiving God vuole un altar diviner. Ok, un altar diviner. Vediamo subito come si fa. Altar diviner, eccolo qui. Si fa mettendo urca 5.000 ne vuole. Eh sì, buonanotte.
Un Blood Altar dentro il Blood Altar mi sembra ragionevole. Ho paura però per questi 5.000, non so se ce la facciamo. Invece c'era un'altra quest che mi sembra che volesse il Koal. È esatto qua. Vuole il Koal che, se ricordo bene, questo l'avevo già visto, si fa partendo dal Charcoal. Dal Charcoal nel Blood Altar. Per fare il Charcoal però devo bruciare della legna. Ok, è fatto. Quindi io metto questo nel mio altare e tutte le volte, eccolo qua. Spero che ne volesse solo uno. Ah, ne vuole 20, ragazzi, mamma mia. Dovremmo farci un po' di bone meal, far crescere questi alberi, abbatterli e via dicendo. Quando l'avrò fatto ci rivedremo perché è un po' lunga da fare. A dopo, ragazzi. Bene, ragazzi, finalmente abbiamo finito di fare il call. Nel mentre io, come potete vedere, sono andato a recuperare il mio orticello, quindi ho eliminato da là sotto, adesso non riesco a farvelo vedere, ho eliminato da là sotto quel piccolo orticello e me lo sono portato qua. Visto che adesso avevo il bucket, ho fatto che prendere un po' di acqua, insomma, di sangue da laggiù, così da potermelo trasferire qui in tutta tranquillità. Ho farmato un bel po' di legna per poter fare il charcoal. Ho fatto un po' di cobblestone. Ho uno stack di cobblestone, è stata veramente lunga. Mi sono fatto gli attrezzi di stone, così almeno sono stato un pochino più efficace. E niente, quindi siamo andati un pochino avanti. Adesso per fortuna abbiamo completato anche questa cosa qua. Com'è che me ne dice due completate e non una? Allora, questa è quella del coal e mi dà un block of coal e un alchemic chemistry set, che anche lì capiremo che cos'è. Questa, mi dice che è completata perché mi hanno già dato loro un diamante in realtà, e mi dà un'altra portable tank. Vabbè, io la riscatto, però non mi dà molta soddisfazione perché, cioè, non l'ho dovuta fare praticamente. Se avessi voluto farla io, giusto per capire che cosa avrei dovuto fare. Allora, cioè, ho la Diamond Essence che a sua volta si fa dal Diamond Seed, che a sua volta si fa. Ok, è già troppo complicato. Oppure potevo farlo. Mi sa che non potevo farlo, ragazzi. O meglio, forse avrei potuto farlo se avessi già completato l'orb, ma non ce l'ho l'orb e quindi niente. Va bene. Però lui tanto ce l'ha già data completata, meglio così. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo la prossima volta, sempre qui, sempre all'inferno e sperando che la prossima volta finalmente si arrivi a un qualcosa di un po' meglio anche come base, perché sinceramente vorrei spostarmi da qua sopra. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao!